Si assegneranno nell'ultimo appuntamento di Monza del prossimo 26 di ottobre i titoli italiani GT3 e GT Cup del campionato italiano Gran Turismo. Dopo le due gare disputate a Imola in occasione del sesto round stagionale, infatti, le classifiche di entrambe le classi sono ancora aperte e tutto può ancora succedere nel gran finale Brianzolo. L'appuntamento imolese, a cui hanno preso parte ben 26 equipaggi, ha offerto grande spettacolo e due gare ricche di colpi di scena nella migliore tradizione delle serie tricolore. Al via di gara 1, Balzan si portava subito al comando davanti a Pier Guidi, Mapelli, Gianmaria, Ferrara, Gagliardini e Frassinetti, mentre nella GT Cup Mancinelli precedeva Tempesta e Fornaroli. Al secondo giro arrivava il primo colpo di scena con una violenta uscita di pista di Barry dopo un improvviso scarto a sinistra della vettura che andava a coinvolgere anche l'incolpevole Frassinetti. L'ingresso della safety car neutralizzava la gara per tre giri e al restart Balzan riprendeva il comando ancora una volta davanti a Pier Guidi e Mapelli. I due di testa allungavano subito sulle portacolori Audi che aveva il suo bel da fare per tenere dietro Gianmaria, ma alla decima tornata il pilota lombardo doveva cedere la posizione dopo un dritto al tamburello. Nella GT Cup Mancinelli continuava a condurre la classe davanti a Fornaroli e Durante. Al rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota, Lucchini, subentrato a Pier Guidi, si ritrovava al comando davanti a Magli, Casè, Benucci, Schoeffler e Donativi, mentre nella GT Cup Maestri precedeva Piancastelli e Valori, che al 17° giro passava in seconda posizione. Alla 19° tornata arrivava il secondo colpo di scena con Casè, in quel momento terzo, che incolpevolmente veniva coinvolto nel testa coda di Fornaroli. Nel contatto tra le due vetture, la gomma posteriore sinistra del portacolori Ferrari si danneggiava, costringendo Casè ai box. Alle spalle di Lucchini saliva così Magli, seguito da Benucci, Schoeffler, Mora, Donativi e Carboni, mentre Valeri prendeva il comando della GT Cup davanti a Maestri e Passuti. Al 23° giro arrivava l'ultimo colpo di scena, con l'uscita sulla sabbia alle acque minerali di Lucchini, costretto a cedere la leadership a Magli. Le ultime battute della gara non offrivano più emozioni e sotto la bandiera a scacchi, Magli andava a cogliere la prima vittoria della stagione davanti a Benucci, Schoeffler e Mora. Quinti erano Beretta Carboni davanti a Donativi Gagliardini, Cappello Zonzini, Romani Sala, Galassi Trentin e Gianmaria Casè, mentre nella GT Cup Maino Valori salutavano al meglio il loro debutto stagionale con il gradino più alto del podio davanti a Galbiati Passuti e Durante Piancastelli. Sì, finalmente una vittoria, che c'erano già 3-4 appuntamenti che avevamo avuto dei problemi verso la fine. Siamo stati un po' sfortunati in qualifica, che abbiamo fatto entrambi le qualifiche senza estrattori posteriori, quindi eravamo un po' in difficoltà, però era in programma che potevamo far bene, il ritmo c'era sia per entrambi, che quindi abbiamo fatto un gran recupero e ecco la vittoria. Niente da aggiungere, direi che ci voleva questa vittoria, l'aspettavamo da tanto tempo e nonostante le qualifiche col problema che abbiamo avuto all'estrattore, il team ha lavorato duro, ci ha dato una buonissima macchina. Gigi me l'ha consegnata seconda e un po' la fortuna, un po' il cercare di tenerla davanti, grande emozione, siamo riusciti a vincere. Ma è andata molto bene perché la macchina era veramente perfetta. Infatti ringrazio il team EB Motors per averci dato un GT3 Cup assolutamente perfetto sotto ogni punto di vista e ringrazio anche Enrico Borghi per avermi dato questa possibilità di tornare là dove avevo finito. In più Ronnie, questo mio nuovo compagno, è stato veramente velocissimo, al di là di ogni più rosea aspettativa, bene così insomma. Sì, è stata una gran gara, faticosa dal punto di vista fisico, dato il caldo che non sono abituato, però complimenti a tutto EB Motors, complimenti a Tommy che ha fatto anche lui il suo gran lavoro, è stata una bella gara, domani vediamo di replicare, ci proviamo. Allo spegnersi dei semafori al via di gara 2 era il poleman Bortolotti a portarsi al comando davanti a Casè, Donativi, Lancieri, Schoeffler, Carboni e Mora, ma nella bagarre delle prime battute Zonzini veniva spinto fuori pista, fermandosi sulle protezioni. Nella GT Cup era Iacone a prendere il comando della classe, precedendo Pastorelli e Trentin. Al terzo passaggio, Lucchini e Benucci entravano in bagarre per l'ottava posizione. Il pilota dell'MP1 Corse si girava all'uscita della Tosa, perdendo diverse posizioni, mentre nella GT Cup Passuti guadagnava la terza piazza alle spalle di Iacone e Pastorelli. Al sesto giro Mora affiancava Schoeffler, ma il pilota tedesco era bravo a difendere la quinta posizione, mentre al giro successivo Donativi si girava alla variante bassa, terminando lì la sua gara.
Al comando, intanto, Bortolotti allungava su Casé, mentre in lotta per la terza posizione si distinguevano Lancieri, Schoeffler e Mora. Nella GT Cup continuava la rimonta di Passuti, che si portava alle spalle del leader Iacone. Al tredicesimo giro, durante l'apertura della finestra per i cambi pilota dalla parte anteriore della Gagliardo, del leader della corsa Bortolotti, iniziava ad uscire del fumo in seguito al contatto delle paraurti con lo pneumatico. Il problema veniva parzialmente risolto in occasione del cambio pilota, ma al 17° passaggio Barry doveva rientrare definitivamente ai box. A rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota, Gian Maria, subentrato a Casé, si confermava al comando davanti a Mora, mentre Frassinetti, dopo una escursione sull'erba, doveva cedere la terza piazza a Mapelli. Quarto si confermava Pezzucchi, dopo un ottimo primo stint di Bianco, davanti a Pierguidi, Ferrara e Balzan. Nella GT Cup Pastorelli balzava al comando su Fornaroli e Galbiati, ma quest'ultimo al 18° giro doveva cedere la posizione a Tempesta. La cavalcata al comando di Gianmaria procedeva indisturbata, anche perché alle sue spalle si accendeva un bel duello per la seconda piazza tra Mora, Mapelli, Frassinetti e Pezzucchi. Il portacolori Audi in più occasioni riusciva ad affiancare il portoghese, che si opponeva anche oltre il regolamento. La lotta per la seconda piazza diventava giro dopo giro più accanita. Mora e Mapelli continuavano a duellare intensamente e al 24° giro Frassinetti tentava di inserirsi fra i due. Le posizioni non cambiavano, ma al trenino dei piloti si aggiungeva anche Pierguidi in grande rimonta. Nella GT Cup invece Pastorelli era costretto al ritiro per un problema tecnico, lasciando il comando a Fornaroli. Alla 27° tornata il duello per la seconda piazza si faceva ancora più acceso. Mapelli riusciva a scavalcare Mora, ma il portoghese si opponeva al successivo attacco di Frassinetti. Ad approfittare della bagarre era Pierguidi, che in un paio di occasioni scambiava la posizione con il pilota romano, quest'ultimo in testa coda dopo una toccata da parte di Mora. Ma la bagarre non era ancora finita e il penultimo giro offriva ancora acceso agonismo con Pierguidi più volte all'attacco di Mora. Sotto la bandiera scacchi Gian Maria andava a cogliere la prima vittoria della stagione davanti a Mapelli e Mora, ma nel post-gara il pilota portoghese veniva escluso dalla classifica per le ripetute scorrettezze in pista. Il terzo posto andava così a Lucchini, Pierguidi, davanti a Bianco, Pezzucchi, Frassinetti, Lancieri, Magli, Ferrara e Benucci, Balzan, penalizzati di 25 secondi per il contatto con Lucchini. Ottavi erano Galassi, Trentine, che precedevano Valentino Fornaroli, primo della GT Cup, davanti a Tempesta, Iacone e Maino Valori, che nell'ultimo giro avevano la meglio su Galbiati, Passuti. È andata decisamente bene, ci siamo un po' riscattati dalla gara di ieri, dove siamo stati sfortunati per un doppiato che ci ha rovinato la gara, e ci siamo anche riscattati un po' da altre mancate vittorie che per problemi vari non sono arrivate, però ci siamo riscattati, ripeto, alla grande. Abbiamo fatto una bellissima gara, Lorenzo ha fatto una partenza ottima, è riuscito a tenere il passo di Bortolotti e poi la macchina è andata talmente forte che sono riuscito comunque, anche grazie a quello che è successo in pista, ad incrementare il vantaggio. Quindi ci ripresentiamo, se non sbaglio, di nuovo in testa al campionato e ce la giocheremo, faremo il tutto per tutto a Monza. Ha già detto tutto lui. No, sono ovviamente contento, mi dispiace perché ieri probabilmente se avessi avuto un attimo di pazienza era un contatto che anche da parte mia poteva essere evitato, quindi credo un concorso di colpa, ma non è fondamentalmente colpa di nessuno, è stato un incidente di gara che ci ha fortemente penalizzato e oggi finalmente è arrivata la prima vittoria, perché credo che ci siamo andati vicino altre volte e purtroppo non era mai arrivata, quindi grazie assolutamente a Fabio Baldini, a tutto il team e a Raffaele, che è il mio compagno. Ma è andata molto bene, sono contento, ieri siamo stati penalizzati nella foratura, oggi sono stato tranquillo, ho aspettato e alla fine abbiamo vinto. Molto bello, sempre un bel campionato, complimenti. Volevo ringraziare Marco Antonelli che mi ha messo una macchina, mi ha messo a disposizione una macchina veramente bella, e dedico la vittoria a mio papà che ha avuto un problema di salute e sta guarendo, quindi per mio papà, ok? Grazie. Tutto è quindi rimandato al prossimo appuntamento di Monza del 26 ottobre, in occasione del quale altri equipaggi si aggiungeranno al già nutrito elenco di iscritti, preludio di una stagione 2015 che si annuncia già di grande interesse.